Fred. Film O'Clock. Film O'Clock. Film O'Clock. News. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie dal mondo del cinema. In questa edizione parleremo di Francesco Rosi, Woody Allen e di Pupi Avati. La Cineteca di Bologna porterà al Festival di Cannes i restauri di Hiroshima Mon Amour del 1959 di Alain Resnais e di Lucky Luciano del 1973 di Francesco Rosi e altri recuperi del suo laboratorio L'immagine ritrovata. E parlando di Cannes, Woody Allen tornerà a girare in territorio francese e più di preciso nel sud del paese, dove la prossima estate partiranno le riprese del suo nuovo film con Colin Firth e Emma Stone. La pellicola non ha ancora un titolo e non si sa ancora nulla sulla trama. Parlando di nuovi progetti, Anna Foglietta sta per tornare sul set. Sarà la moglie di Beppe Fiorello ne L'oro di Scampia, un film TV di Marco Pontecorvo per Rai 1. Le riprese inizieranno a breve. La fiction racconterà la storia di Gianni Maddaloni, il maestro di arti marziali che con la sua palestra a Scampia ha aiutato tanti ragazzi a stare lontano da scelte sbagliate. E anche il prossimo film di Pupi Avati sarà un film TV che andrà in onda su Rai 1 in prima serata il 24 novembre per la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini. Si intitolerà Il Bambino Cattivo e racconterà con gli occhi di un bimbo la separazione dei suoi genitori, due intellettuali che non si sapranno prendere cura di lui. Avati lo ha annunciato da Trento, dove sta pensando di girare da giugno la pellicola. Chiudiamo parlando di cifre. Iron Man 3 è stato ancora il film più visto del primo maggio. Secondo i dati Cinetel, l'ultimo capitolo della saga Marvel ha incassato 902.282 euro. Nella top 10 rientrano il fantasy horror Hansel e Gretel, cacciatore di streghe, secondo con 246.737 euro. Il thriller diretto da Steven Soderbergh, Effetti collaterali, terzo, con 151.495 euro. Al decimo posto troviamo Miele, l'opera prima di Valeria Golino, che sarà nella sezione Un Certain Regard al prossimo Festival di Cannes. Rispetto al primo maggio dell'anno scorso, il box office ha perso il 38,17% degli incassi. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma fra un'ora vi porto altre notizie.